Per Settimana Sport siamo col mister del Castellanzarese, Roberto Cretazzo. Allora, una vittoria 2-1, diciamo che vi permette, dopo due pareggi, di fare la prima vittoria esterna. Direi, a mio parere, il risultato, forse il pareggio sarebbe stato più giusto. Siete partite forti, però, diciamo, poi alla fine, diciamo, avete subito un pochettino l'Igorna che cercava il pareggio. Sì, diciamo che abbiamo giocato contro una squadra veramente forte. Secondo me è una squadra che lotterà per vincere il campionato o per arrivare nelle prime tre. Siamo venuti a Ligorna, io non mi ricordo qual è stata l'ultima squadra che ha vinto qua. Sinceramente abbiamo vinto, io reputo invece una vittoria meritata. Siamo andati sotto su un calcio d'angolo che non c'era. E dopodiché sono stati bravi i ragazzi a reagire, a mettersi lì, siamo tornati in vantaggio. Dopodiché forse hanno avuto un'occasione, quella che hanno tirato alto da dentro l'area, e poi per il resto è stato abbastanza tutto tranquillo. Se vieni a Ligorna e pensi di venire qua a fare una passeggiata, hai sbagliato tutto. Secondo me, come ho detto prima, questa è una squadra forte, ha giocatori forti, anche fuori dal campo, un mister molto bravo, e sinceramente facciamo i complimenti a loro. E sicuramente sappiamo che nel girone di ritorno, quando le incontreremo, saranno in altre posizioni molto più importanti. Tu mi dici su un calcio d'angolo inesistente, io ti dico forse il rigore c'era, non c'era? Ma questo è dal punto di vista, allora facciamo pari 1-1, 1-0, dai. Però a parte gli scherzi, è stata una partita molto fisica, molto, molto cattiva a tratti. Bisogna fare i complimenti ai miei ragazzi perché veramente oggi hanno dato tutto. Domani ci prendiamo un giorno di riposo, gli diamo un giorno di riposo, però da martedì noi sappiamo qual è il nostro cammino, dovremo lottare tutte le partite, sappiamo che abbiamo veramente un cammino difficile, però una partita per volta, sapevamo anche che il calendario non era molto favorevole a noi, perché comunque siamo andati a Casale, abbiamo contato il Chieri e oggi siamo venuti qua. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo, siamo insieme da 2 mesi, è tutto da costruire questa squadra, però oggi anche ha provato a giocare su un campo difficile, questo deve dar merito ai ragazzi. Ok, grazie. Prego a voi.